Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. Sono pronto a tutto. Accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Dal Vangelo secondo Marco. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Gli evangelisti tornano spesso sullo sguardo di Gesù. Per vedere, sembra dirci la Scrittura in molte sue pagine, bisogna accogliere lo sguardo di Dio su di sé. E nulla sarà più come prima. Lo sa bene Pietro, che scoppia in un pianto amaro nel momento in cui Gesù, arrestato, lo cerca con lo sguardo dopo il rinnegamento. È successo a Zaccheo, il pubblicano, quando Gesù alza lo sguardo su di lui e lo convince ad aprirgli la casa e il cuore. E infine ne fanno esperienza anche gli scribi e i capi dei sacerdoti, che sentendosi interpellati dalla parabola dei vignaioli omicidi non sanno sostenere uno sguardo che libera la verità dall'ipocrisia e cercano di mettergli le mani addosso, ma hanno paura. Ma lo sguardo di Gesù si posa con amore anche sulle persone che in maniera occasionale incrociano il suo cammino, come il brano del giovane ricco, che l'evangelista identifica semplicemente e genericamente come un tale che gli va incontro. Sempre nel racconto di Marco, a differenza degli altri Vangeli sinottici che presentano un testo più sintetico, quest'uomo, questo tale, è inizialmente mosso da un forte entusiasmo. Corre incontro a Gesù e gli si getta letteralmente davanti in cerca di qualcosa. È un uomo che possiede ricchezze, eppure gli manca qualcosa. Riconosce in Gesù un maestro affidabile a cui poter chiedere ciò che gli sta più a cuore, un senso per la vita, presente ed eterna. E Gesù considera molto seriamente la sua domanda, alza il livello del dialogo e parla di Dio, l'unico buono, colui che ha dato i comandamenti come occasione per trovare ciò che è essenziale e dà senso alla vita, cioè la relazione d'amore con Dio e con il prossimo. Ed è a questo punto che Gesù invita con lo sguardo e le parole a seguirlo. Vieni, seguimi. È uno sguardo, quello di Gesù, che sembra voler abbracciare il suo interlocutore. Gesù accoglie il desiderio profondo e molto probabilmente anche l'insicurezza, gli attaccamenti, l'ingenuità. Già in questi, e nonostante, il bene di Gesù è presente. Accanto infatti a tutte le nostre false certezze, ci ama proprio piccoli così come siamo, come bambini. Per questo è venuto. Per seguire Gesù, tuttavia, occorre avere il cuore libero da tutte le sicurezze che ci siamo costruiti, siano esse fondate su beni materiali oppure sull'orgoglio, la presunzione dell'autosufficienza, giudizi e pregiudizi, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Gesù interpella la nostra libertà e ci chiede di fidarci, di entrare nella relazione di amore e di fiducia che ci offre. Siamo talmente liberi che possiamo anche dirgli di no, come quel tale che si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, lasciando Gesù pensieroso e ferito da questo amore non accolto. Un nuovo giorno di vita ci è offerto.
possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata.